Allora, sempre dal mercatino delle specialità internazionali abbiamo anche dei prodotti italiani, però molto giustamente, perché abbiamo prodotti italiani che sono internazionali, giusto signora? Buongiorno. Io ho visto l'aceto balsamico, sono innamorato del balsamico. Ah, beh, lei come si chiama? Daniela. Lei? Marcella. Siete di Modena, Marcella, mi scusi. Allora, diciamo che come sta tutto da consorzio, la consorteria stabilisce due tipi di aceti, che sono i tradizionali. I tradizionali vanno, c'è cioè l'affinato che va dai 12 ai 25 anni di invecchiamento, l'extravecchio va dai 25 ai 35 anni di invecchiamento, quello da statuto del consorzio. Poi logicamente noi abbiamo i nostri aceti, visto che siamo produttori, partiamo dai 5 anni di invecchiamento e arriviamo ai 40 anni di invecchiamento. Piccante normale al formaggio, tutti sono vestellone, bello, con crauti, anche zuppa di goulash, grustel ancora non è pronto. Scusa, ma il goulash è un piatto dei paesi dell'est, Russia, sì. No? Sì, no, Austria. Sì, Austria-Ungarese, sempre goulash. Ah, impero austro-ungarico, era portato via. Quindi una novità che non avevo visto, è wurstel ripieni di formaggio questo. Sì, c'è dentro anche pezzatino di formaggio dentro. Di dove siete? Varsavia. Varsavia. Sì. Allora, questa che carne è? Maiale. Maiale, pensavo dicessi, mi ero anche offeso. Però c'è anche carne di tacchino. Ho capito, facciamo il billo, il famoso billo. Senti, questo si cuoce girando, sì, giusto? Sì. Dentro c'è il carbone. Sì. E via via la tua roba si cuoce. Questo si è un prende. Sistema di cottura che io non avevo mai visto. In un mercato internazionale. Ma noi siamo internazionali. Su, i napoletani sempre in mezzo. Dappertutto. In qualsiasi parte del mondo vai, trovi i napoletani. Dappertutto. E io con questa bella signora napoletana vi voglio descrivere queste aragostine, giusto? Sì, sono code di aragosta, le chiamiamo per la forma. Ma non sono altro che le cugine delle sfogliatelle. Esatto, la sfogliatella napoletana. Ma è presto perché non le facciamo qui al momento quelle. Poi classiche. Sai che sono anche leggere, cioè la ricotta pressata. Non è tutta ricotta. No. È semolino cotto nel latte, ricotta, cannella e arancia. Lo stand olandese abbandonato. Allora io comincio a fregare il cacio perché. Siccome è formaggio da grattare, io lo gratto e siamo tutti pari. Ciao. Come andiamo? Bene? Allora, tutto bene? Sì, io vedo che avete anche le mele. Sì, le mele. Per le mele da noi è celebre anche l'elemora, okay. Con corona, però tutt'altra roba di mele. Questa è la mela dell'Alto Adige. Alto Adige. Questo è Alto Adige. E che altre specialità avete? Abbiamo i canedoli freschi, wurstel freschi, speck affettato, puzzone, speck caredi, speck, di tutto abbiamo. Scusa, i canedoli, spieghiamolo, è un primo piatto, no? Il canedolo è un primo piatto. Che è fatto? Dentro pezzettini di speck, il prezzemolo, il pane, la farina, le uova, un po' di sale, lo amalgami bene, lo cuoci e avanti, e si mangia come uno vuole. Scusate, non per campanilismo, ma questo servizio al mercato internazionale lo finisco al Banco della Toscana. Grazie mille Nanni, ma non si poteva fare altro che finirlo da dove tutto nasce, certo, nel senso certo. Che poi fondamentalmente noi abbiamo avuto i Beata Angeli, i Dante, in Michelangelo, poi c'è stato anche Pacciani, perché bisogna dirle tutte né bene né male, non certo. È che noi si dice sempre quelli buoni e poi dice vabbè, c'è stato anche i Pacciani, però insomma abbiamo il fiume Gange, fiume sacro agli dei che scorre eccetera eccetera. Siamo bellini, siamo simpatici, si fa anche la roba buona, poteva essere altro che così, è vero Are? Io credo che con questo excursus sulla Toscana simpaticissima. Sì, ti ho fatto 4.000 anni di storia con tre parole, effettivamente. In due tonfi in possiamo due tonfi, chiudere eh? Dal mercato di specialità internazionali dell'Eden, come ti chiami? Marco Granducato di Toscana. Marco del Granducato di Toscana. Lo si dice alta voce. Sarà in tournée paura. Tutto l'inverno per i teatri. Assolutamente, Nanni, ci vediamo. Al teatro comunale di Firenze, va bene? Ciao. No, sto scherzando, non è vero. No. Ci vediamo in piazza a vendere il cascio, un altro discorso.